Sono molto felice di essere di nuovo a Napoli, di collaborare con il Teatro Nazionale Mercadante, ma soprattutto di fare ancora uno spettacolo con il regista Gigi Di Luca, col quale ormai sarà il quarto lavoro che faremo insieme, col quale c'è una sintonia artistica grandissima, e poi la gioia di parlare di una grande donna, di una grande artista come Frida Kahlo, anche da angolature forse più approfondite, anche un po' più desuete, per esempio il suo rapporto con Chavela Vargas, che è stata questa grande cantautrice, che è stato il suo ultimo amore, insomma, prima della morte, e quindi diciamo un'immersione in un grande animo femminile molto dolente. Frida prendeva la vita a morsi, ha avuto la disgrazia di questo incidente del tram che l'ha resa disabile, non muoveva le gambe, le muoveva con molta fatica, che l'ha costretta con busti terrificanti, e tutti i suoi quadri, da questi busti, da questa immobilità, parte invece il movimento della sua mente, della sua anima, del suo cuore. Ed è una che ha voluto prendere la vita a morsi, ha dovuto prendere la vita a morsi e ha voluto imporsi nel destino perché avesse una vita gioiosa, il diritto alla vita, il diritto all'amore, ma è stato tutto conquistato con grinta, con forza e con grande coraggio. E quindi si tratterà sì di un'immersione proprio nella forza d'animo, nel coraggio, devo dire che a noi donne non manca, però saremo al Ridotto del Mercadante dal 1° al 10 febbraio.